Nuovo appuntamento con il Caffè Scorretto con Severino Nappi. Salve Nappi. Buongiorno, salve a tutti. Ricordiamo che Severino Nappi è candidato alle prossime elezioni in quali collegi? Nel collegio di Pozzuoli Ischia, che comprende i comuni di Ischia, Procida, Quarto, Marano, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida. Nel collegio io sono candidato alla Camera dei Deputati per la coalizione di centrodestra che comprende Forza Italia e altri partiti del nostro raggruppamento. Lei di Forza Italia è anche vice coordinatore regionale e responsabile nazionale delle politiche per il Sud. Abbiamo citato Marano e Quarto, che sono due città un po' simbolo di problematiche che si incrociano storicamente da molti anni. È vero, io però trovo che sia giusto fare un'operazione di chiarezza. Quello che è successo nelle amministrazioni di quel territorio attiene a dinamiche che non devono essere però utilizzate per criminalizzare territori che sono sicuramente difficili, ma che sono fatti soprattutto da persone sane, che lavorano e che hanno diritto ad essere riconosciute per quello che sono. Quindi bisogna stare attenti a banalizzare, a generalizzare, a marchiare dei territori, anzi, soprattutto laddove, come è accaduto in particolare a Quarto e Marano, ci sono delle grandi responsabilità che vanno molto al di là del livello territoriale. Ci sono responsabilità di abbandono e disinteresse della politica regionale e nazionale, ci sono delle precise responsabilità perché non si è aiutato il sistema produttivo ad andare avanti, non si sono aiutate le imprese a crescere in modo sano, non si è aiutato, penso a Quarto, il sistema dell'edilizia, che è molto forte in quel territorio, a potersi espandere, a poter realizzare, pur avendo tante imprese di qualità, sono state lasciate sole, sono divenute ostaggio delle difficoltà della burocrazia, della scarsa attenzione, della incapacità, della cattiva politica, e tutto questo oggi non può essere pagato dai cittadini e del territorio. Lo sforzo importante che in quell'area noi vogliamo fare è, nel pieno rispetto della legalità, nel pieno impegno della tutela dei cittadini e del merito, è quello di aiutare il sistema produttivo a ripartire e di aiutare le persone ad essere orgogliose della propria appartenenza. La scommessa che noi con Forza Italia, col centrodestra, mettiamo in campo in quell'area è restituire la dignità, la credibilità e la forza a persone che lo meritano per le loro esperienze personali. Io, girando in questo territorio, che peraltro conosco da sempre, ho incontrato tante persone sane, tante persone laboriose che la mattina vanno a lavorare, lo fanno fino alla sera, e che vorrebbero semplicemente attenzione da parte del governo nazionale, vorrebbero il riconoscimento della qualità del proprio impegno. Ecco perché nel programma di Forza Italia c'è l'impegno alla riduzione delle imposte, ecco perché noi vogliamo maggiore sicurezza, ecco perché noi diciamo che in un momento di difficoltà per il paese vengono prima gli italiani e poi naturalmente in uno spirito di accoglienza anche quelli che vengono da lontano. Ma se noi non garantiamo ai nostri anziani, alle nostre donne, alle nostre mamme, ai nostri ragazzi un futuro, non possiamo certo però utilizzare risorse per altri che vengono da esperienze lontane, ma che naturalmente, come è doveroso che sia, devono ovviamente mettersi nella coda giusta di un'azione di questo genere. E quindi è chiaro che la scommessa di queste difficili elezioni è scuotere l'indifferenza delle persone, soprattutto contrastare coloro che magari sono soltanto dei faccendieri e che però hanno anche l'ardire di presentarsi come se fossero i rinnovatori, come se fossero quelli che detentori di beni e valori che invece sono patrimonio. Io lo dico sempre, bisogna essere onesti, ma l'onestà è una precondizione necessaria, non è una condizione sufficiente. Devi essere capace di fare le cose. Questo paese ha avuto tanti problemi perché ci sono troppi incompetenti in giro, e bisogna valutare le persone come si fa col medico. Se io sono malato vado da un bravo medico, se ho bisogno di una buona politica vado da qualcuno che sa come gestire, e naturalmente che sia onesto è una cosa talmente scontata che non c'è bisogno di dirlo, è un fatto, è una necessità, è un obbligo. Tra le novità di questa tornata elettorale c'è quella del deputato di collegio. Eh sì, perché una legge sicuramente non la migliore, è il frutto anche questa degli errori di Renzi e del PD, però un dato positivo c'è: dopo tanti anni di nominati i cittadini hanno la possibilità di scegliere direttamente il loro rappresentante per il territorio. Una faccia, un nome, un numero di telefono, un posto, qualcuno che è il deputato di quel collegio, che rappresenta i cittadini di quei comuni e che dunque assume personalmente e direttamente la responsabilità. Ecco perché io giro, ecco perché voglio incontrare tutti, ecco perché il mio numero di telefono e la rete del nostro partito è a disposizione di tutti, perché noi riteniamo che sia giusto ricostruire il legame tra le persone e i loro bisogni e la politica, un legame sano,
fatto di proposte concrete, ma fatto anche di confronto fisico, di parlarsi, di capire, di ragionare insieme, di costruire il programma. Lo facciamo, soprattutto lo faremo dopo aver vinto le elezioni, dopo il 4 marzo. Prima di salutarci ricordiamo quali sono i collegi interessati. Il collegio è il collegio alla Camera uninominale che comprende i comuni dell'isola di Ischia, di Procida, di Monte di Procida, di Marano, di Bacoli, di Quarto e di Pozzuoli. Bene, grazie a tutti, a presto.